Salve ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Mega Man Star Force Leo. Proseguiamo con la nostra avventura. Adesso non ci rimane altro che andare a Belvedere. E si fa buio. E qui il nostro personaggio guarda il cielo stellato. In onore di suo padre che è morto durante una missione. Adesso gli racconta quello che gli è successo oggi. E questi vediali, gli occhiali, vedremo più là cosa servono. Anzi, penso che in questa parte lo vedremo. Adesso li indossa. Adesso vediamo che sul suo transer c'è il sistema di suo padre e dice che è sempre più vicino. Scusatemi. Adesso vediamo che viene investito da una luce. E vediamo che sembra come elettrizzato. Vediamo che c'è una voce secondaria dove dice che è così, questa è la Terra. Ecco qui, ragazzi. Grazie al visualizer possiamo vedere questa strana creatura, che sarà una forma di energia. Adesso si toglie il visualizer e non vede più niente. Lo indossa e vede tutta questa energia, che sono dei corpi di massa M. Questa forma di energia è M, si chiamerà Omega Axis. Ma tutti lo chiamano Mega. Viene da un pianeta che si fa chiamare FM. E lui si definisce per gli umani un alieno. Tutto il contrario per lui. E le masse M e M consistono in onde elettromagnetiche, però noi grazie al visualizer possiamo vederli. E per passare dal mondo all'altro c'è bisogno di una strada onda, che sarà una strada che ci catapulterà nel mondo EM. Se vediamo che c'è una specie di terremoto. Se vediamo che c'è un treno. Omega Axis ci spiega che il treno è stato impossessato da virus EM. Adesso entra nel nostro corpo, non precisamente, ma entra nel nostro transer. Adesso ci chiede di estrarre una carta vuota. Adesso dobbiamo trovare un vortex,
che sarebbe lo spazio distorto che assomiglia a un vortice che ci permette di trasformarci in energia EM. Adesso si guarda e vedremo questo vortice arancione, questo qui, e da lì potremo trasformarci. E per trasformarci basta premere R e il personaggio dirà questa frase. Ok, siamo pronti per la nostra prima avventura. Adesso si trasformerà. Ok, ed eccoci qui. Adesso vediamo che siamo trasformati in un combattente. Eccoci pronti per andare nel mondo delle onde. Quindi, come avete capito, Omega Xis non può usare appieno la sua forza e quindi deve unirsi per forza con noi, perché è l'unico modo per battere i virus. Ok. Basta andare qui. Ok, adesso basta che tocchiamo il treno. Quindi se l'ambiente significa che possiamo entrare in quel cyberspazio. Quindi voi con lo stilo, con il mouse, con la freccetta del mouse, clicchiate sopra e adesso verremo risucchiati. Ed eccoci nel sistema operativo del cyberspazio della locomotiva. Ok, adesso non ci rimane altro che trovare i virus. Andiamo. Eccoli qui, come al solito saranno sempre i soliti tre virus. Ok, inizia la battaglia. Adesso cambierò visuale, metterò quella di sopra, perché altrimenti non vedrete la battaglia. Ok, eccoci qui. Ok, salto perché già lo so. Bla 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 bla. Ok. Adesso non ci rimane altro che scegliere delle carte per battere questi primi virus. Ok, come vedete le carte appaiono sullo schermo superiore e qui ci indica il nome e quanta potenza hanno. Basta premere A e colpirà. Grazie.
Lì sarà in alto a sinistra sulla nostra energia, quando arriviamo a zero sarà game over. Lì è la barra è un indicatore che quando si caricherà tutto possiamo scegliere delle nuove carte premendo R o L. Ok, adesso inizia la battaglia. Basta premere A e come vedete i virus verranno eliminati. E so Ok, e abbiamo sconfitto la prima ondata di virus. Adesso toccherà la seconda. Quindi stoppo di nuovo. C'è dell'attacco più 10 e del Mega Blaster. Ok. Adesso ci parlerà del mega attacco. Ok, saltiamo, saltiamo, saltiamo. Ok. E premendo freccia giù con la spada. Selezionerà automaticamente il virus. Adesso parlerà di nuovo sempre sulla stessa situazione. Scegliamo un'altra carta e con questa abbiamo battuto anche l'ultima ondata di virus. Ok, adesso cambio. Ok, abbiamo sconfitto tutti i virus che avevano infestato il treno. E adesso Rafox decide che Omega Xis può rimanere nel suo Trancer fino a un tempo limitato, però non si sa fino a quando. Ecco Raffox nella sua stanza, adesso verrà sua madre a svegliarci. Adesso vediamo che la mamma dice a Rafox di andare a scuola per farsi qualche amico, però lui fa finta di niente. Adesso si sveglia. Ok ragazzi, per oggi mi fermo qui, spero che la parte vi sia piaciuta, commentate, iscrivetevi, qui è Rafox24, vi saluto.